Guardi più in là, allontaniamo insieme malattia di Crohn e colite ulcerosa, una campagna di sensibilizzazione sulle mici malattie infiammatorie croniche dell'intestino e di informazione sulle sfide che i pazienti affrontano ogni giorno anche nel portare a termine le azioni più semplici. Ciao amore, scusa ma non ce la faccio proprio, sono completamente spossato, faccio fatica anche ad alzarmi. No, non alzarti, stai lì tranquillo che non stai bene, io ho voglia proprio di un bel caffè. La campagna è promossa da Janssen Italia e l'azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson in collaborazione con amici Onlus e IGBD, l'Italian Group for the Study of Inflammatory Bowel Diseases. Ora scusi ma inizia la riunione. Siamo tutti presenti per iniziare la riunione. Ehi, ma lo vedi che non stai bene? Dai, vai in bagno. Signor Balestri, è pronto per la presentazione? Il signor Balestri è scappato via, ma ci sono io. Eccomi! Di che progetto stiamo parlando? Le malattie infiammatorie croniche intestinali sono due malattie simili tra di loro. Una è la malattia di Crohn, una è la colite ulcerosa, che colpiscono l'intestino in varia maniera. Sono caratteristiche di individui giovani, il massimo picco di frequenze tra i 20 e i 40 anni, ma poi possono arrivare anche fino all'età assolutamente anziana o esordire anche nei bambini in età pediatrica. I sintomi più comuni sono la diarrea, il dolore addominale, spesso associati però a sintomi di gravità marcata, dolore notturno, blocchi intestinali, sanguinamento digestivo, calo ponderale, anemia, cose che generalmente dovrebbero portare al medico per una gravità del quadro. Giustamente lei diceva generalmente, può capitare invece che essendo sintomi così vaghi accada che si arrivi a fare diagnosi con un certo ritardo. Il problema della diagnosi ritardata è proprio perché i sintomi non sono super specifici, quindi anche al meglio dell'attenzione del medico di famiglia può sfuggire qualcosa. Cioè la sovrapposizione tra questi sintomi e quelli della banale colite del colon irritabile è molto molto elevata e questo fa sì che la diagnosi possa arrivare mediamente in ritardo di qualche mese, soprattutto se c'è il sangue, ma sono riportati dei casi con ritardi anche di anni, anni in cui la malattia continua a procedere prima che sia istituito un trattamento corretto e talvolta sono anni persi definitivamente perché la malattia magari va fuori controllo. È stato dimostrato che quanto più precoce si arriva a riferire il paziente a un centro con esperienza nella gestione delle malattie infiammatorie intestinali, tanto più facile è che non ci siano degli effetti duraturi sulla qualità di vita, sul rischio anche chirurgico del paziente e di ospedalizzazione. La campagna è stato un interessante aiuto che Rudy Zerbi ha voluto dare a questi malati, a questi soggetti e a noi che cerchiamo di dare il nostro contributo, perché spesso questi pazienti vengono lasciati da parte, lasciati un po' in là loro e i sintomi non sono così chiari. Una cosa importante da capire è che il sintomo di queste malattie è molto in vai e vieni e quindi il paziente può essere al 100% delle sue possibilità per un po' di tempo, ma ogni tanto deve correre via, deve avere dei problemi o avere dei mesi, delle settimane in cui non riesce a seguire le proprie attività alla stessa maniera. È riportato purtroppo che i pazienti con queste malattie possano essere, come dire, lasciati da parte sul lavoro, avere dei comportamenti anche di mobbing, di presenteismo, cercare di essere presenti quando non stanno bene o assenteismo e abbiano veramente delle difficoltà relazionali, al punto che addirittura nei paesi anglosassoni e scandinavi è dimostrato che c'è un eccesso di inabilità e pensione di invalidità a causa di queste malattie nelle fasce più giovani, tra i 20 e i 40 anni addirittura. E per quanto riguarda quindi l'impatto di queste malattie sulla qualità di vita, è evidente da quanto detto. La campagna poi ha un'altra grossa importanza, proprio perché sono invalidità e disabilità nascoste, non così appariscenti, è importante che ne sappia di più il paziente che magari sta girando tra mille specialisti senza avere una risposta, che ne sappiano di più i parenti, perché noi abbiamo anche storie di pazienti che ci raccontano che hanno difficoltà a far capire in famiglia quanto importante sia il sintomo, quindi attorno al paziente è importante che la famiglia sia consapevole che non sono
come dire, non sono storie quelle che racconta il loro familiare, che lo sappia la gente. Le racconto un piccolo aneddoto. Anni fa delle associazioni dei pazienti avevano fatto una card in cui si spiegava ho questa malattia, lasciami andare in bagno, perché la potessero usare i pazienti quando avevano un'urgenza e si trovavano purtroppo in giro. Bene, l'hanno abbandonata perché quando il barista riceveva la carta, iniziava a capire, a cercare di scoprire di cosa stavano parlando, era già passato il momento in cui sarebbe stato utile. Quindi più la gente ne sa, più il medico che può riferire ne sa, più il paziente ne sa, più una popolazione informata può essere più solidale e collaborante e aiutare il paziente al suo giusto percorso diagnostico-terapeutico. Questo fatti più in là parla anche di allontanare nel tempo una recidiva. Sì, come dicevo, se la terapia arriva al momento giusto ed è gestita correttamente, ci aspettiamo dei risultati migliori. Se la terapia arriva nel momento sbagliato, può addirittura lei stessa essere causa di problemi che portano all'ospedalizzazione, al ricovero e all'intervento talvolta. Quindi fatti più in là vuol dire che se gestita bene e se presa per il collo e per tempo, la malattia può essere ridotta a uno stato di attore non protagonista. Se invece la lasciamo svilupparsi e non riusciamo a farla andare più in là, diventa lei l'attore protagonista e il paziente rimane stritolato da questa situazione. È importante appunto che si sappia che c'è una speranza, c'è modo di gestire queste malattie bene, c'è un modo di integrare i nuovi farmaci che sono sempre di più e sempre più precisi, sempre anche più tollerabili, con quello che può essere il supporto del chirurgo, che è un nostro amico, compagno di strada, e ci toglie spesso delle castagne dal fuoco nell'interesse del paziente, e con la gestione integrata con gli altri specialisti, con i reumatologi, con i dermatologi, con gli oculisti, con i dietologi, perché sono tante le problematiche che questi pazienti possono avere. Dottore, a breve ci sarà il congresso nazionale della società scientifica. Quali saranno i temi che saranno toccati? Sono contento che si possa parlare anche un attimo di questo. Dal 29 novembre al 5 di dicembre ci sarà l'11° congresso nazionale di GBD, il gruppo italiano che si occupa dello studio e della gestione dei malati con malattie infiammatorie croniche intestinali. Quest'anno il congresso è un congresso virtuale, abbiamo 550 preiscritti, 96 abstract di gruppi italiani che condividono le loro novità scientifiche, 5-6 giorni di dirette di streaming. Cercheremo di approfondire tutto quello che è caldo, cioè ciò che c'è di nuovo in campo diagnostico, in campo di terapia, in campo di gestione integrata, perché non è solo avere dei nuovi farmaci, ma anche gestire al meglio la combinazione dei farmaci o i farmaci singoli per massimizzare il paziente che ne può giovare rispetto a chi rischia di avere delle complicanze. Quali sono le idee e i dati alla base di questa campagna di sensibilizzazione e a chi è diretta? L'idea e il concetto che c'è dietro questa campagna è quella di creare sensibilizzazione verso la popolazione generale, perché per male il paziente conosce bene quali sono i suoi disagi e soprattutto si rivolge alla popolazione giovane. Sappiamo che circa il 25% delle nuove diagnosi riguardano i giovani, che spesso non sanno come confrontarsi, quindi con il mondo esterno. Sono patologie caratterizzate da un forte impatto sociale, caratterizzate da una disabilità non visibile, che sono sintomi che spesso sono difficili da raccontare, con un andamento contraddistinto da fasi di attività e di quiescenza in cui la persona può sembrare sana. Motivo per il quale questa campagna punta a far emergere il disagio di queste persone a chi queste patologie non le conosce, soprattutto punta a sottolineare quanto siano importanti per la parte giovane che ha una grandissima aspettativa di vita, perché spesso soprattutto il paziente tende a non collegare la parola, il paziente giovane tende a non collegare la parola cronico con la parola per sé. È chiaro che i pazienti con queste patologie hanno delle esigenze diverse sulla base della fase attiva, della fase della malattia, quindi vi ho detto ci sono esigenze legate alla diagnosi, in cui spesso uno non sa nemmeno di che cosa si sta parlando, quindi mi immagino l'isolamento delle persone alle quali viene fatta una diagnosi di malattia cronica intestinale. C'è uno studio che dice che l'80% delle persone
alla diagnosi non sanno, non hanno mai sentito parlare della malattia di Crohn, e io a questo mi piace aggiungere che spesso dopo un certo numero di anni ci sono persone che nella parola Crohn, pur essendo pazienti, non sanno dove mettere la H. Ci sono, e quindi questa è la prima fase che è più importante, la fase di attività della malattia in cui è necessario essere inserito in un percorso di cure che prenda per mano il paziente e lo aiuti e lo gestisca, quindi poi con l'intervento chirurgico, quindi capire a quale centro affidarsi, l'intervento chirurgico, i ricoveri. Spesso queste patologie, se diagnosticate in ritardo, sono delle malattie molto aggressive che non danno pace, non danno assolutamente tregua ai pazienti che ne sono colpiti. E la fase di non attività in cui il paziente è aiutato a gestirsi ed educato, per esempio, mantenendo l'aderenza terapeutica, perché è importante sottolineare che nel momento in cui la malattia viene diagnosticata, questa patologia non andrà più via, quindi la persona dovrà per tutto il resto della sua vita prendere dei farmaci per gestire, per evitare che non ci siano ricotizzazioni della malattia. Quindi è importante che il paziente venga aiutato a gestire serenamente la propria condizione di paziente cronico. E quindi la campagna, per rispondere alla domanda, punta a far comprendere al contesto generale che la colite ulcerosa non è una semplice colite e che la malattia di Crohn è una patologia seria. Quindi grazie a questo spot speriamo che venga compreso il disagio subito da queste persone, anche perché sappiamo che, essendo caratterizzate da una disabilità non visibile, spesso in ambito lavorativo il paziente subisce dei disagi, non potendo raccontare il sintomo più importante, che è poi la diarrea. Abbiamo dei dati che ci dicono che, per esempio, il 20% su un campione di 1000 pazienti italiani intervistati, circa il 20% ha riportato casi di mobbing in ambito lavorativo. Perché, e quindi il paziente, spesso abbiamo casi di presenzialismo anziché assenteismo, perché la persona va a lavorare per evitare le critiche, le lamentele del proprio datore di lavoro o addirittura dei colleghi. Quindi parliamo di malattie croniche intestinali, quindi ci inseriamo all'interno delle cronicità, che in questo momento, in questo scenario sanitario così alterato di Covid-19, di pandemia, possono essere ancora più delicate da gestire? Sì, io mi piace parlare di cronicità in generale. La pandemia da un lato ha fatto emergere la grande umanità del personale sanitario nella gestione e nella cura di queste patologie. Questa domanda mi permette anche di ringraziare come associazione tutti i medici che si occupano di malattie infiammatorie intestinali, il personale infermieristico, quindi tutti quelli che si sono messi a disposizione cercando di ridurre al minimo il disagio dei pazienti che sono colpiti da queste malattie, perché comunque, nonostante la pandemia che ha rivoluzionato un po' il concetto stesso di normalità, sono riusciti a gestire riducendo al disagio i disagi al minimo. Quindi abbiamo visto la collaborazione anche tra centri, perché alle volte i pazienti si fanno seguire in altre regioni e quindi, non potendosi spostare, spesso i pazienti, diciamo, mettevamo in contatto centri dove il paziente risiedeva con i centri dove il paziente veniva curato, proprio per somministrare terapie. Quindi la situazione attuale, diciamo, è stata vede una sorta di grande sforzo della comunità scientifica nella cura delle malattie. C'è un problema, perché inevitabilmente ci dobbiamo occupare di un problema che noi non conosciamo, cioè la scienza è tutto quello che noi conosciamo, e del Covid-19 sappiamo veramente poco. Per cui, nel frattempo che la ricerca scientifica, il mondo scientifico faccia il suo percorso per individuare un vaccino, ci sono dati incoraggianti da questo punto di vista, lo sforzo che si sta facendo è probabilmente quello di riconvertire diversi ospedali in ospedali Covid. Questo, dal nostro punto di vista, andrebbe in un certo senso rivisto e affrontato in una maniera più critica, perché si sta andando a penalizzare un diritto sancito dalla Costituzione, che è il diritto alla salute dei pazienti cronici. Perché chiudere un reparto e trasformarlo in un reparto Covid è sicuramente importante, perché dobbiamo combattere la pandemia. Dall'altro lato, non si possono penalizzare pazienti cronici che già durante il primo lockdown, non per colpa del personale medico, hanno subito dei disagi. Quindi dobbiamo cercare di capire come gestire questa situazione, non penalizzando, non lasciando indietro nessuno. Ecco, mi piace usare il termine di non lasciare indietro nessuno, perché questo potrebbe andare ad impattare sul sistema sanitario nazionale, non adesso ma in futuro, quando la pandemia
speriamo sarà risolta. Direttore, quali sono i prossimi progetti di Amici? Amici come associazione ha tantissimi progetti. In questo momento siamo molto concentrati su diverse attività che non sia esclusivamente la wellness. Ci stiamo dedicando molto agli aspetti psicologici della malattia e stiamo cercando di capire anche gli aspetti relativi alla dieta. Spesso il paziente ci chiede chiede non a noi, ma lo chiede anche al medico cosa può mangiare. Di fronte a questa domanda il medico risponde con due tipi di risposta: o puoi mangiare tutto o non dà indicazioni, e quindi il paziente cerca di autogestirsi, e l'autogestione di solito porta a limitare tutto quello che si può mangiare. Quindi sto cercando di far cultura, ci interessa molto la qualità di vita delle persone, quindi stiamo lavorando molto sul fatto di garantire una buona qualità di vita alle persone che tuteliamo, e soprattutto una buona qualità delle cure. Però siccome siamo anche dei visionari, ci piace pensare che una cura sia possibile, quindi stiamo lavorando molto con la nostra fondazione, che sta facendo delle ricerche indipendenti per individuare dei particolari meccanismi della malattia, e quindi da questo punto di vista mi piace pensare che lo slogan "fatti più là" di questa campagna non sia dovuto esclusivamente al fatto di posticipare le recidive o di far star bene una persona, ma mi piacerebbe pensare un giorno che si possa dire grazie alla nostra fondazione, grazie alla ricerca scientifica, fatti più là perché abbiamo trovato una cura. Devono riuscire a raggiungere tanti malati, perché comunque in questo momento tutto quello che sono le malattie croniche e oncologiche si sentono trascurate, i pazienti si sentono trascurati dal nostro sistema sanitario, che è occupato quasi esclusivamente ormai per l'emergenza Covid. Io ringrazio veramente per aver organizzato Janssen, per aver organizzato questo incontro. Conosco le battaglie di Salvo Leone da tanti anni. Io devo dire che tre quarti, quasi tutta la mia attività legislativa è sempre stata dietro suggerimento di tutte le associazioni dei malati, dei pazienti, proprio per poter mettere o tentare, purtroppo, in termini di legge, la tutela delle associazioni che rappresentano i pazienti che vivono e loro famiglie, che vivono quotidianamente il dolore, la situazione drammatica di malattie, soprattutto quando sono malattie croniche, che riguardano la vita di tutti i giorni e il comportamento abituale, sociale, personale di tutti i malati. Infatti nel 2018 ho presentato una prima mozione proprio per le malattie infiammatorie croniche intestinali, e nel 2019 penso che si sia iniziato ad avere un passo avanti importante. Non dimentichiamo che le malattie croniche intestinali, malattie che includono la colite ulcerosa, il morbo di Crohn, si presentano molto spesso nei giovani, e questo oltre a chiaramente modificare gli stili di vita di ragazzi, si parla anche di bambini dai 10 anni che impiegano magari 5 anni ad avere una diagnosi, praticamente li segna proprio nel loro percorso scolastico e sociale e psicologico, e anche con a volte problemi di disturbo comportamentale. Questo conferma che è una patologia che deve essere affrontata in modo multidisciplinare. E negli ultimi anni l'incidenza di questo tipo di malattie è aumentata. Nel 25% la diagnosi avviene prima dei 16 anni, ma dicevo, soprattutto magari i primi sintomi si hanno addirittura dai bambini di 10 anni e viene diagnosticata con anni di ritardo. Il fatto che coinvolga ragazzi così giovani significa anche un'organizzazione di specialisti durante la fase di transizione tra l'infanzia, quindi il pediatra di riferimento, e poi lo specialista per l'adulto. Nei panni del terzo incomodo, nella campagna Fatti più in là, vediamo Rudy Zerbi. Ringrazio il Contraccambio
col dottor Leone, con Janssen, perché sento che stiamo, state in particolare facendo qualcosa di molto importante, e se c'è una cosa che non mi dà imbarazzo è aiutare chi sta male, e quindi appena mi è stata raccontata questa cosa sono felice, stato subito felice di poterlo fare. Credo che si faccia troppo poco, e il fatto che sia Janssen che il dottor Leone abbiano pensato a me mi dà grande orgoglio. La campagna Fatti più in là è promossa da Janssen Italia, impegnata da oltre 30 anni nell'area delle malattie immunomediate. Riteniamo che questa forma di attenzione sia una forma di cura di per se stessa, perché la cura non è fatta solo di scienze, di ricerca, ma è fatta anche di vicinanza, di ascolto e di sostegno. Ma la ricerca è l'area in cui noi abbiamo anche una grandissima dimensione, un fortissimo impegno, perché l'impegno di Janssen, noi siamo un'azienda farmaceutica, è quello di generare delle conoscenze, quello di favorire, no, il progresso scientifico. Tra l'altro negli ultimi 60 anni abbiamo assistito a dei grandissimi progressi, no, incredibili sulla biologia molecolare, la genetica, che ci hanno permesso di comprendere sempre di più e sempre meglio qual è la genesi di queste malattie, come queste malattie evolvono, si manifestano, come è possibile intervenire per curarle, come è possibile offrire delle nuove opportunità, programmare delle ricerche, no, che ci consentono di dare delle soluzioni terapeutiche ai pazienti. La storia di Janssen in immunologia è una storia che ha delle radici profonde nel passato ed è legata all'introduzione delle terapie biologiche mirate, no? Un grande passo in avanti nella cura e nel trattamento di queste malattie, ed è particolarmente legata alla scoperta dell'importanza che ha il fattore di necrosi tumorale alfa delle citochine, il TNF alfa, il ruolo che svolge, no? Centrale nel processo infiammatorio nelle malattie immunomediate, come sono per l'appunto le malattie infiammatorie intestinali, ed è proprio grazie a queste scoperte che abbiamo subito incorporato nelle nostre ricerche che abbiamo portato in terapia, nella pratica clinica, il primo anti-TN-alfa nella prima metà della decade scorsa. Ma abbiamo continuato in questa crescita, in questa evoluzione, in questo incorporare l'innovazione, no, nella nostra ricerca, andando a rimodulare quello che è il paradigma di trattamento di questa malattia, non solo portando il primo biologico, ma andando anche a introdurre il primo anticorpo anti-interleuchina, no, del bagaglio terapeutico messo a disposizione dei clinici e dei loro pazienti. Non è finita di qui, perché la nostra ricerca continua ad andare avanti. Noi abbiamo un impegno che si proietta nel tempo, nel futuro, perché riteniamo troppo importante lavorare per combattere queste malattie, per cui abbiamo una pipeline estremamente ricca con terapie che andranno ad esplorare dei nuovi meccanismi d'azione. Ci piace l'idea che ci possa essere una terapia mirata, no, che consenta di riconoscere il paziente in base all'espressione di una magari bersaglio molecolare, e quindi impostare una terapia che sia mirata, una terapia appropriata, una target therapy che abbia un valore la possibilità di prevedere l'efficacia del trattamento a priori, prima di poterlo iniziare. Oppure anche delle terapie orali, in particolare abbiamo un peptido orale, no, che è un anti-interleuchina, che potrebbe anche questo contribuire a migliorare e rendere anche più facile, perché la cura si deve abbinare anche alla facilità dell'accesso al trattamento, dell'utilizzo della cura e così via. Il microbioma, altro settore dove noi siamo impegnati in maniera molto alta, molto forte, perché crediamo che anche dallo studio del microbioma si possa comprendere come ripristinare l'omeostasi corretta a livello intestinale possa aiutarci magari a selezionare dei microorganismi riportati a dei livelli, oltre a dei livelli soglia, possano in qualche modo aiutarci a combattere, svolgendo un ruolo curativo, i disturbi, i sintomi e le gravi manifestazioni che accompagnano le malattie infiammatorie intestinali. Quindi quello che facciamo è anche insieme a aiutare, stimolare la consapevolezza, e facciamo crescere l'innovazione, no? Thank you.
Thank you.